Finalmente, da quanto aspettate? Ma no, da poco, ma vedo che la coda va, per cui presumo che si entri velocemente. Oggi tutto gratis, vi ha stimolato a questa visita? Sì, no, noi studiamo questo, perciò noi siamo gli abitué, perciò non è nulla di nuovo. Bargello, è la prima volta? No, assolutamente. Secondo me è uno dei più caratteristici di Firenze, va visto. Anche il Museo Nazionale del Bargello fa parte dei tanti siti culturali gratuiti per tutti in questa prima domenica del mese per l'iniziativa nata nel 2014 Vado al Museo. L'invasione di turisti c'è ed è evidente, code lunghissime si sono registrate fin dall'orario d'apertura dei musei, mentre sul sagrato di Palazzo Vecchio è andato in scena il tradizionale cambio della guardia del corteo del calcio storico di Firenze, che si tiene ogni prima domenica del mese. Ingresso senza biglietto, oltre che al Bargello, al Museo del Novecento, alla Galleria dell'Accademia, a Palazzo Pitti, al Giardino di Boboli e naturalmente agli Uffizi. Da sempre il museo più gettonato, per far fronte alle folle e alle lunghe attese è stato disposto un sistema tagliacode. Per entrare è necessario infatti uno specifico tagliando stampato da chiostri interattivi che si trovano all'entrata. Lei come guida turistica, che sensazione ha di queste domeniche gratis? Io trovo che è un'idea meravigliosa, perché proprio come ha detto lei ci sono persone che non sono entrate in un museo fin da quando erano bambini e ora vedono quel che abbiamo qui. Però magari è un po' più difficile visitare con tutte queste persone. Sì, forse un pochino, però io sono tutto per la cultura, la gente anche di tutte le età, specialmente i bambini, devono venire a vedere quel che abbiamo nei musei.